Questa esperienza è un'esperienza naturalmente orientale, prima che occidentale. Se noi confrontiamo i reperti relativi alla produzione e al consumo del vino, quindi recipienti di terracotta adibiti per la fermentazione o arnesi per il consumo, come boccali, come bottiglie, come comunque accessori per la mensa, vediamo che i più antichi in assoluto provengono dalla Georgia. La Georgia in quei tempi era un territorio molto più ampio di quello attuale. La Georgia attuale è forse il 10% del territorio occupato da quelle popolazioni, che comprendeva tutta la regione transcaucasica, senza distinzioni fra Armenia, Georgia e Azerbaijan, così come una larga parte dell'Anatolia attorno al Mar Nero. Ebbene, i documenti più antichi risalgono a circa 5-6 mila anni prima di Cristo, quindi una presenza che ha almeno 3 o 4 mila anni in più che non le nostre esperienze occidentali. E i primi recipienti, i più antichi, trovati in Occidente sono o delle qualche isola greca o delle nostre isole Eolie, sono più o meno del secondo o terzo millennio prima di Cristo, quindi molto molto più recenti rispetto a quelle esperienze caucasiche. Ebbene, quella storia non ha avuto però direttamente origine in Caucaso, ma ha avuto origine in una regione più meridionale del Caucaso, in una zona che adesso è occupata da un territorio fra il Tigri e l'Eufrate. Quello è stato il primo luogo della domesticazione e della fabbricazione di vino, come testimoniano ancora adesso i resti archeologici di quella viticoltura, costituita da vinaccioli, costituita da recipienti, che testimoniano una cultura della vite e del vino veramente primigenia.